Ma finisce qui! Finisce qui! 4-3 per il Borussia Dortmund al termine di una partita pazzesca, quella contro il Rosenborg, una partita, permettetemi di dire, senza senso. Comunque ha vinto anche il Leverkusen, quindi la situazione ci vede sempre a 3 punti dal primo posto, il che significa che dobbiamo continuare a fare risultato vincendo anche in casa contro il Werder Brema, che in classifica in questo momento è ottavo a 10 punti, quindi a meno 9 dal Dortmund. Però insomma, noi il discorso è il solito, non sottovalutiamo nessuno, giochiamo l'ultima gara di Bundesliga, fate il vostro pronostico nella chat live, poi giocheremo anche la Coppa, ma intanto pensiamo a questa. Dortmund che è ancora il miglior attacco del campionato con 23 gol fatti, tra l'altro una difesa che ha incassato molto di meno rispetto alla passata stagione nonostante i 4 gol presi in casa contro il Colonia nello scorso episodio. Questa è la formazione di oggi, leggermente rimaneggiata: De Gea tra i pali, Diallo al posto di David Luiz, Rodriguez al posto di Guerreiro, Delaney al posto di Zielinski, con Sancho al posto di Capitan Royce e Alexander Isaac al posto del Cholito Simeone. Luis Alberto, Isaac, da Witzel, che fa salire a destra Pulisic, c'è campo per il 22 con Luis Alberto che sta seguendo l'azione, va in percussione Pulisic con il destro che viene deviato da Van Aanholt, calcio d'angolo per il Dortmund, primo vero squillo di partita. Ancora Sancho, resiste, costretto poi a tornare indietro, va da Delaney che si inserisce bene, occhio al 6 che prende pure il fondo, finisce giù, calcio di rigore, fallo di Yedlin su Delaney, calcio di rigore per il Dortmund, a mio parere dubbio ma fondamentale per la nostra partita. Vediamo. A mio parere Yedlin va sul pallone e sarebbe il secondo rigore di fila regalato al Dortmund. C'è Witzel comunque di fronte a Pavlenka. Destro di Axel Witzel con la fascia al braccio, fa 1-0 per il Borussia Dortmund. Al secondo di recupero vanno avanti i gialloneri. Vuole andare in contropiede il Dortmund, altra apertura col pallone che in qualche modo arriva a Luis Alberto, in mezzo a Isaac e Sancho, sempre Luis Alberto, all'indietro per Dawood, la prima non passa, la seconda nemmeno, con Barkfriedi che mette in calcio d'angolo ad un passo dal 2-0 il Dortmund. Sancho, Isaac, sta andando nello spazio Dawood che è fresco e molto rapido, corre il 23, di fronte a Pavlenka, Dawood! È 2-0 per il Dortmund, col gol del subentrato Mahmoud Dawood. Al quarto d'ora della ripresa, il raddoppio del gioiellino con il 23 sulle spalle. Rincorso da Trippier, arriva comunque il cross, al volo il tiro da parte di Van Aanholt con De Gea che fa una grandissima parata, calcio d'angolo a metà del recupero. Siamo nell'ultimo giro d'orologio, Angels vuole chiudere l'attacco il Brema per un gol almeno della bandiera che non arriva perché c'è un'altra grandissima parata di De Gea, palla che esce e partita che finisce col Dortmund che vince 2-0. E allora anche oggi 0 gol subiti, non è la prima volta in questa stagione come dicevamo in apertura, ultima partita per quanto riguarda la Bundesliga, quindi la classifica comunque l'abbiamo migliorata perché in campionato abbiamo fatto 2 vittorie in questo episodio, adesso pensiamo alla Coppa, ma prima uno sguardo alla classifica io lo darei, proprio per vedere che cosa ha fatto il Leverkusen. La situazione è identica per quanto riguarda la classifica, perché il Leverkusen ha vinto e ha vinto anche lo Schalke che ci sta appiccicato, così come il Colonia che tra l'altro ci ha anche battuto. Quindi questo il resoconto dopo 9 partite di campionato, adesso ci resta soltanto questo secondo turno di DVB Pokal contro l'Hoffenheim, gara da non sottovalutare, per chiudere bene l'episodio. Riparte l'avventura del Dortmund in DVB Pokal, riparte dopo quel bruttissimo giorno di aprile, quello 0-2 casalingo qui al Signal Iduna Park contro il Bayern Monaco. Fu Robben in particolar modo a decidere quella partita che il Dortmund aveva anche iniziato bene, con tanta fame e anche con grandi capacità tecniche, le stesse che vogliamo dimostrare in modo però più efficace in questa nuova stagione. Lo stiamo già facendo sia in Bundesliga che in Champions League, vogliamo farlo anche in Coppa di Germania. Da questi a Witzel riparte il Dortmund, la corsa da parte di Axel Witzel, a destra Lozano, si è mosso anche Simeone che parte in posizione regolare, va via il Cholito, uno contro uno col portiere, Simeone col mancino, la sblocca il Cholito dopo 8 minuti di gioco, ancora il numero 9, Giovanni Simeone, Borussia avanti. Wesley fa salire Bittencourt dalla parte opposta per la discesa e la conclusione, respinta molto bene David Luiz, ma insiste Kaderabek, palla dentro e grandissima chance per Henrik
ad un centimetro dall'1-1 l'Hoffenheim per Axel Witsel. Vuole partire, è andato senza palla Gray, sale anche senza palla Zielinski che riceve, attenzione al polacco, in zona tiro, va in porta! E Kobel mette in calcio d'angolo, e insiste il Dortmund col pallone per il capitano, che rientra sul destro, lascia partire il cross, verso Gray! Se mi fai questo! Parte Royce, David Luiz! Ancora! Dopo la Champions! Segna anche in Coppa di Germania il gol che forse significa qualificazione. 2-0 dopo una partita agrodolce da parte del Dortmund. Ma adesso siamo a più 2 e siamo molto più tranquilli. Apertura ottima su Schulz. Attenzione al terzino che rientra pericolosamente. Poi la gira e arriva il gol di Serge Gerrich. 1-2, attenzione agli ultimi 20 minuti di partita. Tutto dietro il Dortmund che adesso vuole però ripartire. Occhio al Ciolito che allarga, non benissimo per Lozano, ne approfitta Caderabek, poi sbagliano, ora riparte nuovamente il Dortmund. Simeone da Royce che rimanda il Ciolito e quindi può correre il 9 a 2 per 2. Sempre Royce, sempre Simeone con il sinistro, riporta a più 2 il Borussia Dortmund, firma la doppietta, è già capocannoniere della DFB Pokal. 3-1. E forse adesso è il punto esclamativo sulla vittoria del Dortmund. Finisce qui, passiamo noi. 3-1 all'Hoffenheim, che si è rivelato comunque un degno avversario. Non il miglior Dortmund della stagione, però un Dortmund, devo dire, no, in realtà neanche cinico. Stavo dicendo, devo dire cinico, in realtà no. Diciamo cattivo, perché poi l'abbiamo rimessi a più 2 nel loro momento migliore, forse. Cinici no, perché abbiamo creato tanto e concretizzato forse almeno la metà di quello che abbiamo creato. L'importante è essere passati senza girarci troppo intorno. Credo che le abbiamo vinte tutte in questo episodio. A questo punto, signori, il video è finito. Io, come in apertura, vi ricordo del derby degli youtuber. E vi aggiungo anche, cosa non vi ho detto in apertura, che in descrizione trovate un link che è un form. Quindi voi aprite il link se credete di venire all'evento e compilate il modulo con nome, cognome, età e dicendo che squadra tiferete poi, ovviamente, in modo che ci facciamo più o meno un'idea di quanti sarete. Detto questo, io spero ovviamente sarete tantissimi, così come spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione. Never give up, alla prossima, ciao!